Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei web meetup di LegalHackers Torino. Quest'oggi il nostro ospite, che ringrazio e saluto, è Paolo Nicorelli, che è uno sviluppatore. Ciao Paolo. Ciao. Sviluppatore che si occupa ovviamente di web, ma ha in particolare anche una competenza nell'ambito blockchain. E infatti proprio con Paolo abbiamo già tenuto incontri di questo tipo. Possiamo dire, Paolo, che questa è un po' una versione condensata, è un po' un riassuntone, no? Di quanto facciamo di solito con Giuffrè nei nostri corsi. Cerchiamo di mettere in un'ora quello che di solito facciamo in quattro, già Esatto. striminzito come orario. Esatto. Insomma, quindi cerchiamo di non perdere tempo e co comincio io ad andare dritto sul punto. Cosa vediamo oggi? Vediamo. Nel concreto, co cos'è la blockchain? Dopo averne parlato a livello più teorico in precedenti incontri, cerchiamo di vedere cos'è la blockchain. Per cui il primo passaggio, se non erro Paolo, è Etherscan. Quindi Sì. Paolo, se cortesemente ci fai vedere Etherscan e lo commentiamo insieme, ma più che altro tu, io sono più in veste di moderatore, intervistatore. Anche per coloro i quali avranno piacere di porre domande scritte o vorranno intervenire più tardi. Ethersun cos'è? È il Google di Ethereum, no? Possiamo dire in questi termini? È un interfaccia web che ci permette di navigare all'interno della blockchain Ethereum, della blockchain di Ethereum. Quindi più che un Google è un browser della blockchain con sì, alcune feature di Google tipo la ricerca di token o di altre entità che sono diventate abbastanza standard dentro Ethereum. È come tutti quanti i prodotti tecnologici, è in continuo sviluppo, quindi ogni settimana vengono introdotte delle nuove feature, ogni volta che lo apro scopro delle possibilità nuove che non sapevo. Però sì, sostanzialmente è una cosa che ci permette di fare una ricerca veloce con un'interfaccia semplice su tutte quante le transazioni, i blocchi che ci sono all'interno della blockchain. Una cosa che potremmo fare anche noi sul nostro computer, ma dovremmo essere molto più esperti per farlo. Esatto, quindi possiamo mettere in questi termini, la blockchain è visibile con alcuni strumenti che richiedono però delle conoscenze informatiche più avanzate. Etherscan è quell'interfaccia che permette anche a chi non è un informatico, comunque chi non ha delle competenze informatiche particolari, di poter leggere la blockchain. Leggere che cosa vuol dire? Vuol dire vedere quali sono gli smart contract su Ethereum. E vedere soprattutto le transazioni, cioè i trasferimenti di informazioni da uno smart contract a un altro, da un utente a da un wallet a un altro. Giusto? Giusto Paolo? Sì, qua possiamo andarci a vedere, le cose sono indicizzate con le transazioni, con i blocchi, con gli eventi che ci sono all'interno degli smart contract. Quindi ad esempio ci possiamo andare a vedere l'ultimo blocco che è stato minato e abbiamo delle informazioni di tipo abbastanza dettagliato su tutte quante le cose che ci sono dentro il blocco, quindi quando è stata il numero del blocco, quando è stato chiuso, sappiamo che qua dentro ci sono 106 transazioni, sappiamo il wallet del miner che l'ha chiuso, quanto ci ha guadagnato e un sacco di altre informazioni. Possiamo andarci a vedere le 106 transazioni contenute all'interno di questo blocco e vediamo, e qua scopriamo la pseudo-anonimità della blockchain, cioè vediamo chi ha fatto cosa facendo come. Quindi c'è. Ecco, però noi che cosa vediamo? Vediamo queste stringhe alfanumeriche che sono sostanzialmente il wallet, giusto? Che sono il wallet, sì, sono Però noi esattamente. non sappiamo
chi c'è dietro questo wallet. Non sappiamo assolutamente chi c'è dietro il wallet, ad esempio ne prendo uno a caso qui, non sappiamo chi sia 0F7BC7 bla bla, però sappiamo tutto quello che ha fatto dall'inizio, dalla creazione di questo wallet. Quindi abbiamo tutte quante le informazioni. Perfetto, quindi qui traiamo il primo elemento già noto della blockchain, cioè che traccia. La blockchain tiene traccia, tiene memoria di tutti i trasferimenti di dati che avvengono sulla blockchain, attribuendo questi trasferimenti a uno specifico wallet. Ma non sappiamo che c'è dietro questo wallet. Quindi tracciamo, ma non sappiamo, tracciamo dei trasferimenti di informazione, i trasferimenti di dati, che possono anche essere token, possono essere criptovaluta, possono essere qualunque altra cosa. Vediamo quante volte uno smart contract è stato usato, vediamo i wallet che lo hanno usato, ma non sappiamo chi c'è dietro il wallet. Giusto? Ad esempio prendo uno dei token più conosciuti, che è il BAT, e io da Etherscan lo posso ricercare semplicemente inserendo la sigla o anche il nome per esteso, e posso andarmi a vedere direttamente tutte le informazioni riguardo a questo smart contract IRC20. Ora, teniamo presente che gli smart contract standardizzati hanno la loro interfaccia dedicata su Etherscan, quindi gli IRC20 io mi posso andare a vedere tutte quante le informazioni che lo dettagliano. Paolo, quindi... aspetta, ti fermo un attimo. Che cos'è un ERC? E che cos'è l'ERC20? Allora, perché abbiamo poco tempo, però dobbiamo essere precisi, no? L'ERC20 è uno smart contract pensato per emulare quella che è un distributore di gettoni. E io con questi gettoni qua posso fare le operazioni che si fanno di scambio dei gettoni. Se possiamo fare anche un parallelo con la moneta corrente, anche la moneta corrente è un gettone che ha una sua credibilità e valore. L'IRC20 ci permette di creare tante monetine uguali e permette l'interscambio tra le persone, tra i wallet di queste monete virtuali. Posso fare un passo indietro, ti spiace Paolo? Prego. E cioè, innanzitutto, no, che cos'è un ERC? Che cos'è un ERC? Un ERC è un Ethereum Request for Comment, giusto? Sì, è la maniera che noi informatici usiamo per dire ragazzi, cerchiamo di fare uno standard, perché una macchinetta del genere serve un pochettino a tutti quanti. Il pubblico e il mondo, quindi ognuno di noi può partecipare a una richiesta di commento su uno standard per Ethereum, e quindi ci sono delle definizioni che vengono approvate dalla community che costruisce, che poi va a definire questi standard e costruire questi oggetti. Perfetto, e quindi lo standard ERC20, quindi questo standard numero 20, è quello smart contract che permette l'emissione dei token, cioè è quello smart contract che è stato utilizzato negli ultimi anni dalle initial coin offering. Quando uno faceva un initial coin offering, di base utilizzava un ERC20, che è un token fungibile, cioè vengono emessi i token tutti quanti uguali. Visto che abbiamo introdotto il tema dell'ERC20 e dei token, ce lo puoi far vedere? Ci parli di questo smart contract in particolare? Così non vi parlo di questo smart contract in particolare, perché quello che poi facciamo vedere è un pochettino più semplice. Ok. Questo qua era giusto per dare una visione sulle potenzialità di Etherscan, soprattutto
sullo standard IRC20, perché io qua dentro mi vedo tutte quante le transazioni che ci sono state e posso anche andarmi a leggere il contratto che io adesso ovviamente qua cambiando le cose ogni settimana mi perdo le cose, ma eccolo qua, qui ad esempio io mi posso vedere direttamente il codice che compone lo smart contract, che è molto più lungo di quello che ho io. Ecco, perché tu ci stai facendo vedere adesso... lo smart contract che domina il BAT. Il BAT, ok, quindi il BAT che cosa ha fatto? Hanno preso l'ERC20 e lo hanno personalizzato, lo hanno adattato, posso dire così? Sì, sostanzialmente hanno preso lo standard, cioè per standard noi intendiamo una scatola che abbia dei comportamenti che siano uguali per tutti quanti. Quindi a tutte le scatole IRC20 io posso fare la domanda: quanti sono i coin totale che hai in pancia? Gli posso chiedere qual è il tuo nome? E gli posso fare una serie di domande, gli posso, o una serie di azioni del tipo trasferisci X monete da un wallet a un altro. Sono tutte definizioni abbastanza vincolanti sullo standard IRC20, ma poi a fianco a queste qua io posso andare a fare delle cose, gli posso andare a mettere delle cose aggiuntive. Perfetto, e quindi noi che cosa stiamo guardando adesso? Scopriamo che Etherscan, oltre a farci vedere i trasferimenti di dati, trasferimenti di informazioni, ci fa vedere anche il codice che è dietro lo smart contract. Quindi noi adesso stiamo guardando tutto il codice utilizzato per il BAT token. E non solo, scusami, non solo il codice, ma possiamo vedere anche quale wallet possiede quanto, certo, di coin che ha in pancia questa cosa qua, più una serie di altre funzionalità che scendiamo poi nei tecnicismi. Perfetto. Ci ho detto, ci fai vedere uno smart contract adesso? Allora, vi faccio vedere uno smart contract. L'ERC20 di base. Vi faccio vedere l'IRC20 di base, è semplicemente un... no, non semplicemente, è semplicemente un parolone. È il token... è un smart contract che possiede tutte quante le feature di base che deve avere un IRC20. È scritto in un linguaggio che si chiama Solidity, che ha la sua sintassi. E ha delle... Quanto dettagliamo? Guarda, senza ovviamente esagerare, solo per una questione di tempi, però abbiamo ancora 40 minuti davanti. Qui possiamo sicuramente scendere un po' nel dettaglio. Cosa possiamo dire qui? Possiamo dire che su una blockchain c'è un linguaggio di programmazione ad hoc per sviluppare smart contract. Ethereum ha il proprio linguaggio di programmazione che si chiama Solidity, un linguaggio di programmazione giovane, è nato con Solidity. Quindi cosa, 5-6 anni di vita più o meno? Sì, e ti correggo, in realtà ne ha 2. Nel senso che Ethereum quello che fa è aver messo sopra lo strato delle transazioni, quelle che vengono registrate nel ledger, ha messo uno strato programmabile e in quello strato programmabile lì ci va quello che noi informatici chiamiamo il bytecode, ovvero un linguaggio comprensibile unicamente dalle macchine e dagli operatori di Matrix, quelli che vedono il codice e capiscono cosa succede. E ci sono due linguaggi di programmazione diversi che generano quel bytecode.
che sono Solidity, che è questo qua che stiamo vedendo, che è un linguaggio di programmazione costruito per quei programmatori che sono più avvezzi a linguaggi di programmazione sullo stile di JavaScript. Poi c'è un'altra grossa fetta di programmatori che usa dei linguaggi simili a Python, e la community di Ethereum ha fatto un linguaggio di programmazione Serpent, e c'è il parallelo tra Python e Serpent che è simpatico. E Serpent fa lo stesso identico lavoro, ma con una sintassi diversa, molto più simile a quella di Python. Ottimo, perfetto. E allora, noi qui stiamo vedendo un ERC20. Allora, ci dici quali sono le funzioni che compongono l'ERC20, quali sono i dati di partenza che compongono l'ERC20, cioè, come è strutturato l'ERC20, Sì, che cosa subito. fa? Intanto quello che stiamo vedendo è l'ambiente dove vi sto facendo vedere il programma col che sto usando in questo momento. È un editor, un semplice editor di testo fatto per i programmatori, che quindi mi illumina le parole chiave in una maniera diversa per darmi una lettura molto più rapida e veloce del codice. Però sostanzialmente questo qua è un file testuale, nulla di più. La sintassi di Solidity prevede una definizione di quale macchina io vado a usare per trasformare questo testo qua in bytecode. E poi c'è la definizione di contratto che è sostanzialmente dentro la mia scatola, che si chiama legal token, ci sono contenuti degli attributi e dei metodi. Gli attributi sono le possiamo considerare delle variabili dove io vado a mettere dentro dei dati, mentre i metodi sono delle azioni che io faccio sui dati. E gli ERC20, versione base minimo, mi servono questi attributi che sto evidenziando, che sono il nome del token, il simbolo del token, quanti cifre decimali possiede il mio token, il numero totale dei token in versione intera. Ora, questi due dati qua, vanno letti insieme, nel senso che io qui ho 100.000 token, ma in realtà questi 100.000 token hanno le ultime due cifre, sono dei decimali, quindi quello che poi mi comparirebbe nelle mie transazioni sono che ci sono 1.000,00 token e io posso mandare 0,01 token se voglio. Poi ho ancora un attributo che mi permette di avere una mappatura tra un indirizzo, che è il wallet, e una quantità, che sono il numero dei token. E un ultimo attributo che mi permette di gestire l'operazione di permettere a un'altra persona di poter prendere token dalla mia cassaforte, ecco, mettiamola così. E questi qua sono gli attributi minimi che servono per gli ERC20. E poi nelle mie funzioni questa qua è una definizione più o meno standard e semplice, abbastanza semplice di uno smart contract, e sostanzialmente sto dicendo qua che definisco una funzione che si chiama total supply, che è una costante è di pubblico accesso, quindi chiunque la può richiamare, e mi ritorna un uint 256. Questo qua io lo leggo come un intero senza segno di 256 bit, e sostanzialmente quello che fa è che mi ritorna il contenuto di total supply, che è questa qui. Giusto per, mi dilungo un attimino su questa funzione, giusto per far capire il senso.
meccanismo come questo qui mi permette di costruire un'interfaccia tipo quella di Etherscan che mi va a interrogare il mio smart contract alla domanda quanti coin ci sono in tutto? E quindi questo qua è uno dei meccanismi dello standard, cioè io permetto a questa scatoletta IRC20 di potergli fare la domanda quanti coin hai in pancia e lui sa rispondere. Ora, le implementazioni possono cambiare, ci possono essere modi diversi di rispondere alla domanda qual è il tuo total supply, però total supply esiste. E questo qua è il senso dello standard, cioè qualunque contratto ha IRC20 ha questa funzionalità qua. Benissimo. Fine. Ho una funzione di balance off al quale gli passo un parametro. Il parametro è un indirizzo, un wallet. E questa funzione qua sostanzialmente mi va a prendere la mia mappatura di balances, va a prendere quella che ha indirizzo il wallet che ho indicato nella richiesta, e quindi mi ritorna il uint 256, cioè il valore intero senza segno 256 bit della persona che ha. Della persona indicata. Questa qua è pubblica, può ritornare quello che vuole, che vuol dire che io posso andare a vedere il balance di chiunque. Ah, ok, certo. Ed Che è. ci hai fatto vedere prima, no? Cioè che per il BAT token noi potevamo Sì, per il vedere. BAT token sostanzialmente non so quanto si possa vedere qua, però. Si vede. È quella che va a fare la domanda di quanti token ci sono a 5 Certo, FAB35 bla bla bla. E è quella, perfetto. questo qua è il numero che ritorna. Ho la funzione che mi permette di trasferire un numero di token ad un altro indirizzo. È una funzione pubblica, è una funzione che ritorna un booleano, vero o falso. E questa funzione qua ha un attimino di logica dentro, che così almeno vediamo un pochettino come funziona la logica dentro il smart contract. Viene fatto un controllo. Raffaele, tu hai sempre il dovere di interrompermi se sono Ah, troppo scusa, tecnico. tranquillo, tranquillo, sono qua. Allora, il primo controllo che viene fatto è quello di vedere se il balance di MSG sender è maggiore o uguale ad amount. Allora, MSG è un nome speciale che c'è dentro Solidity ed è l'oggetto che rappresenta la persona che sta facendo il wallet che sta facendo la transazione. Quindi in message c'è il. Se io facessi una transazione, dentro message ci sono io, indicato come MSG sender, e se ci metto dentro degli ether sarebbero indicati dentro MSG.value. Cioè la maniera in cui Solidity mi aiuta a poter operare su chi sta facendo la transazione. Quindi facciamo finta che io stia mandando al wallet to un amount di 100, lui sostanzialmente mi va a vedere se dentro balance, il mio balance, c'è un numero che è maggiore o uguale a quello che io voglio mandare. Quindi in sostanza vede se ho abbastanza token. Esatto. Il secondo controllo che fa è un controllare se quello che sto cercando di trasferire è maggiore di zero. Perché questa qua è un minuscolo trick tecnico per evitare delle finte operazioni. Certo, chiaro. E
L'ultimo controllo che faccio è un controllo, qua è un trick un pochettino più avanzato. Cioè, vado a vedere che il balance del destinatario più la quantità che gli voglio aggiungere sia maggiore del balance del destinatario. Ovvero, nell'informatica c'è il problema dell'overflow. Cioè, noi rappresentiamo i numeri in delle caselle ben definite di spazio, e quando io finisco le caselle e vado ad aggiungere anche solo uno, il contatore è un pochettino come il contachilometri della macchina quando raggiungi 99999, fai un chilometro in più e lui torna a zero. Qua abbiamo lo stesso identico problema, quindi questo qua è un piccolo trick per andare a vedere che non ci siano problemi di overflow. Ok, va bene. Quindi, se ho rispettato tutte quante queste condizioni, allora quello che faccio è dire che il balance di MSG sender è meno uguale amount, meno uguale amount è una maniera molto stringata per dire questo, cioè che il balance di MSG sender sia uguale al balance meno l'amount. Una volta che ho fatto questo, vado ad aggiungere la stessa quantità, la quantità che ho tolto a message sender la vado ad aggiungere da message to, a balance to. E poi lancio un evento, cioè faccio broadcasting del fatto che c'è stato un transfer. Se è andato tutto bene, ritorno true. Se invece una di queste condizioni qua è fallita, ritorno false. E questo qua è il trasferimento dei coin dal mio wallet a un altro wallet. Ok, perfetto. Come possiamo vedere, qui non è una cosa complicata, non ci sono formule magiche strane, a parte il fatto di avere un attimo di dimestichezza con il codice. Questo codice qua è comprensibile anche da chi non ha mai visto Ethereum, cioè è una cosa che è abbastanza ovvia per chi fa codice, ovviamente. Ah, ecco, infatti stavo per chiedertelo. Se sei un programmatore, un codice del genere è una cosa abbastanza ovvia. Non c'è nessun algoritmo particolare qua dentro. Ok, chiarissimo, chiarissimo. Su queste mi dilungo un po', su queste due qua mi dilungo un pochettino meno, però qua abbiamo la funzione di approve, dove io vado ad usare questa mappatura qua di diciamo dare il permesso a qualcuno. Cioè io qui dico che un certo wallet è autorizzato a prendersi un certo numero di token dal mio wallet, e quello che faccio è semplicemente che mi vado a salvare che io, message sender, dedico a spendere un certo tot di token. Quindi sostanzialmente mi vado a segnare in una struttura dati che permetto che mi vengano presi 100 token da Tizio. E Tizio, anziché usare la transfert, la funzione di transfert, può utilizzare la funzione di transfert from. Quindi andando a indicare da quale wallet a quale wallet poter spedire il tot numero di token, faccio gli stessi controlli che ho fatto prima nella transfert, aggiungendo il controllo su quello che è stato messo qua in approvazione, e poi vado a fare lo stesso gioco, cioè tolgo token dal from, li aggiungo al to e ritorno vero o falso nel caso sia andato tutto bene o ci siano stati dei problemi. Quindi nella prima ipotesi sono io che
che sto inviando i token a qualcun altro, nella seconda ipotesi è questo qualcun altro che li preleva. Esatto, cioè io posso dire Raffaele, se proprio ne hai bisogno puoi prenderti 100 token da me. Sì, sì, la logica direi che è chiara. Ora, per dire, questa implementazione qua, in questa implementazione qua, se io ti permettessi di prenderti 100 token dal mio wallet, tu potresti fare 5 transfer from, prendendoti 100 token 5 volte, e la cosa continuerebbe a funzionare. Ah, cioè quel tetto è per la singola... Perché io qua... Perché non è io il qua... massimo che posso estrarre, quindi... È il massimo che posso estrarre, ma non c'è indicato quante volte lo posso estrarre. Ah, ok, quindi è il massimo per singola operazione, ma non quindi... c'è un numero di operazioni, scritto così. Con sì. Questo smart contract, se ti permetto di prenderti 10 token, tu lo puoi far girare in continuazione e mi puoi togliere... esatto. E queste sono no, la piccolezza che ti dice... Mi fa venire in mente The DAO, non so se è possibile. Mi ha fatto venire in mente The DAO. Ok, va bene, no, direi che tutto questo è chiaro. Cioè, c'è ancora qualcos'altro che ci devi dire? Sì. Siamo al terzo argomento. Delle cose abbastanza interessanti. Allora, name, symbol e decimal, queste funzioni che sto illuminando, sono semplicemente delle funzioni che ti permettono di recuperare il nome, il simbolo e il decimale. L'altra funzione interessante è il constructor. Constructor è una funzione speciale, è la funzione che viene... mentre le altre le posso richiamare io attaccandomi alla blockchain, cioè una volta che prendo questo contratto qua, lo trasformo in bytecode, lo butto sulla blockchain, posso andare a richiamare la funzione name per sapere come si chiama questo contratto. Constructor invece è una funzione speciale, è una funzione che viene richiamata soltanto e unicamente nel momento in cui questo contratto viene buttato sulla blockchain. Ora, cosa ci interessa? Ci interessa perché io qua ho creato 100.000 token. E nel momento in cui vado a mettere questo smart contract sulla rete, il message sender, cioè io che sto buttando lo smart contract su Ethereum, si prende il total supply. Questa qua viene, il constructor viene usata quella volta lì e non viene più usata mai più. Quindi questa qua viene usata di solito in situazioni come questa, cioè di inizializzazione. Ok. Bene. Fine del... Quindi possiamo... dell'IRC20 versione molto semplificata. Ok, perfetto. Grazie mille Paolo. Allora, noi quindi abbiamo visto come si può leggere la blockchain di Ethereum. Abbiamo visto che cosa si può leggere della blockchain di Ethereum, quindi il codice degli smart contract, tutti i trasferimenti, i quantitativi di token presenti su una wallet. Abbiamo visto come è fatto uno smart contract, in particolare abbiamo visto l'ERC20 e le sue funzioni. Dovremmo forse adesso guardare come possiamo interfacciarci con questi token, che cosa possiamo usare. Allora... trasferire, ricevere token. Ci sono ovviamente la blockchain Ethereum, essendo pubblica, ha favorito lo svilupparsi, il florido svilupparsi di un sacco di tool che possono interagire con la blockchain. Quello che secondo me è molto comodo per un non programmatore, diciamo, è un plugin che esiste per Firefox, per Chrome, che si chiama MetaMask. MetaMask
si va su qualsiasi motore di ricerca, si mette MetaMask, si vede, qua c'è il, è sviluppato dalla community di Ethereum, e vive come plugin del browser, quindi io qua lo potete scaricare e installare, io qua ce l'ho già installato, mi compare l'iconcina della Volpe che segue il mouse, è sempre bello quando... Ed è sostanzialmente un programmino che permette di innanzitutto gestire i wallet. Quindi io qua ho una serie di wallet che uso, ti puoi creare dei wallet, li puoi gestire, puoi fare diverse cose. Puoi gestire gli ether che hai, e puoi anche, cioè, con la gestione degli ether vuol dire che io da qui posso inviare e ricevere Ethereum, così come posso gestirmi gli token IRC20. Quindi queste qua, quelle che stiamo vedendo qua sono delle... Questo qua è esattamente il token che stavamo guardando prima, il Mila. Il token che avevo definito in questa maniera qua. Risparmio tempo, non faccio il deploy e ce lo vediamo subito. Qua c'è la possibilità di aggiungere il tuo token. Una volta che l'hai aggiunto, lo puoi inviare a qualche account. E quindi Etherscan e MetaMask è un tool molto bello e molto rapido da utilizzare per poter gestire le entità, gli IRC20 e gli Ether che ci sono su Ethereum. Sì, quindi è una interfaccia utente per permettere a chiunque di utilizzare in maniera, come dire intuitiva, no, i trasferimenti di token. Sì, è molto comodo. E inoltre, ho appena inviato dei token, giusto? Io ho appena inviato dei token a un altro account. Ora, come tutti i giocattoli, perché alla fine le blockchain sono dei giocattoli, mi rendo conto che io trasformo tutto quanto in dei giochi, però... Se dici così, fai crollare interi modelli di business. Sì, assolutamente. E avessimo 4 ore, vi ucciderei anche gli RC20 liquidandolo come la semplice gettoniera della sala giochi. Ma fortuna che allora abbiamo soltanto più 10 minuti, così. Ma questi tool qua sono... MetaMask, blockchain, sono tutte quante cose che per prenderci confidenza bisognerebbe giocarci un pochettino. E dove giocarci un pochettino vuol dire semplicemente fare esperienza. Ora, la community di Ethereum, che deve permettere a noi sviluppatori di poter fare dei danni, sbagli e di imparare a utilizzare le cose, oltre ad avere la rete di Ethereum, quella dove l'Ether ha un vero valore, ha creato anche delle reti paralleli, ad esempio Ropsten, che è quella che sto usando io qua adesso. Ropsten ti permette le stesse identiche peculiarità della mainnet, ma con la valuta che non ha un valore legale, diciamo. E una volta che noi abbiamo Ropsten, una volta che noi abbiamo MetaMask, ci siamo creati l'account e passiamo su Ropsten, possiamo andare a cercare quelle che si chiamano le faucet, parola chiave, faucet di Ropsten. Se probabilmente, ecco, c'è la faucet di MetaMask direttamente. Questa qua è la paginetta dove c'è una cassa piena zeppa di Ether, che è di MetaMask, alla quale noi possiamo richiedere degli Ether cliccando un pulsante.
Sì, in sostanza è la piattaforma di test, perché prima di implementare l'utilizzo di smart contract che richiedono effettivamente il consumo di token o di criptovaluta, di solito che cosa si fa? Si fanno dei test su una testnet, come può essere Robsten, si vede se lo smart contract funziona davvero, meglio funziona come ci si aspetta che funzioni. Se tutto va bene, lo si trasferisce su mainnet, cioè quando si è pronti a utilizzare davvero token che hanno un valore riconosciuto dalla community di riferimento per sfruttare la tecnologia, giusto? Giusto, e io la consiglio anche per avere un po' di pratica su che cos'è un wallet, che cosa vuol dire fare una transazione, perché ci sono tanti dettagli nascosti che poi una volta che inizi ad utilizzare questa tecnologia qua saltano fuori. Uno fra tutti è il gas. Quindi iniziare a giocare un pochettino con questi tool qua dà un'idea molto più precisa di che cos'è in realtà questa tecnologia. Poi, ovviamente, se si vuole sviluppare un qualcosa come questo, le reti di test sono una manna. Poi esistono anche tante altre soluzioni che quella di avere la tua rete di test sul tuo computer in locale. Però è una grande comodità. Però Qua ad in esempio. sostanza, scusa Paolo, in sostanza il messaggio che stiamo cercando di dare qual è? È che anche un utente che non è esperto, un utente che non conosce questa tecnologia, ha delle possibilità, ha degli strumenti per poterla provare senza rischiare di spendere denaro, di incappare in pasticci o in situazioni complicate poi da gestire. Quindi bene che ci siano strumenti di questo tipo perché permettono a chiunque di avvicinarsi, capire che cos'è e poi eventualmente fare il salto ulteriore e iniziare a utilizzarli invece con dei token che hanno un valore effettivo. Aggiungo solo un esempio di cosa è successo qua. Qua, quando ho richiesto l'Ether, si è aggiunta una transazione qua sotto. Nel video abbiamo visto che questa transazione qua era in fase di conferma. Quindi mi dovrebbe essere arrivato un Ether in più. Sì, prima era 0 punto, adesso è 1.9, è l'Ether che mi è arrivato. Il mio wallet qua, che 83D5, compare anche qui, e qui possiamo vedere tutte le transazioni che sono avvenute da quel wallet lì, wallet di test che ho da 120 giorni. Comunque, Perfetto, sì. rappresentazione plastica della tracciabilità della Sì. blockchain. Allora, siamo verso la chiusura perché mancano una decina di minuti, per cui invito chiunque volesse fare domande, le può scrivere oppure può chiedere di prendere la parola e quindi intervenire a voce. E nel mentre che qualcuno appunto faccia questo tipo di passo in avanti, Paolo, se vuoi raccontarci ancora qualcosa e poi chiudiamo e ci salutiamo. Contento di domande, anche perché aver condensato un po' di informazioni in un'ora è una cosa un po' Sì, non è stato facile. disorientante. Sì, è vero che insomma avevamo la nostra scaletta, però di solito queste sono cose che affronti tu in 4 ore, ecco. Quindi insomma, è stato uno sforzo non da poco. Amedeo, tu che hai insomma parecchie esperienze in questo, ritieni che ci siamo dimenticati qualcosa di davvero importante che avremmo dovuto dire, dovuto sottolineare? Nel frattempo io guardo i messaggi che ci stanno arrivando. No, dunque, Paolo ha fatto una cavalcata di tutta la tecnologia e ha raccontato in maniera
sempre più semplice. Io ho incominciato a seguire Paolo nel suo, fin dall'inizio, quando si è approcciato a Solidity. Le prime volte che mi raccontava che cosa stava facendo non capivo assolutamente nulla, ma nemmeno la riga 1. Invece oramai la sua capacità di esprimere che cosa succede dentro a uno smart contract è sempre più evoluta. Paolo, volevo farti una domanda. Ma abbiamo visto le righe di codice dello smart contract, ma e ci sono dei dati che sono quelli che, cambiando, mi permettono di variare poi che cosa succede nello smart contract. Se io creassi una maschera HTLM, quindi una maschera web tradizionale, potrei far interagire chiunque su uno smart contract dandogli una limitata capacità di gestione sullo smart contract. È corretto? Quasi. Okay. Ti correggo il limitata, perché lo puoi usare tranquillamente, lo puoi usare tutto quanto. Puoi usare tutte quante le funzionalità di uno smart contract da una pagina web, ma anche statica, cioè non mi serve un database, non mi serve nulla, posso far girare tutto quanto, posso usare Ethereum come database. Esatto, quindi stiamo creando con una semplice pagina web una DApp. Sì, io ho proprio tutte quante le funzionalità per poter richiamare qualunque funzione, qualunque dato. Questo è molto importante, perché vuol dire che sì, è fondamentale conoscere le logiche che stanno dentro a uno smart contract per poter realmente interagire e capire cosa succede. Poi però io posso costruire un'interfaccia che va a... che permette a chiunque di interagire con lo smart contract in maniera semplice. La cosa che magari è sfuggita di questa qua, che mi sono dimenticato di dirlo, è che il compito di MetaMask è quello di prendere il wallet che lui gestisce e darlo alla pagina web che si sta visitando. Cioè, MetaMask è il punto di aggancio che c'è tra una dApp e il tuo wallet. Ecco, poi tutto questo discorso, secondo me, si collega bene con una domanda che pone Danilo, che chiede, secondo te, Paolo, tra quanto tempo l'intero paese Italia potrà possedere questi argomenti? Cioè, potrà, come dire, capire che si può adottare questa tecnologia? La risposta che io mi sento di dare nasce dalle parole di Amedeo, cioè... Forse noi non dobbiamo dare al pubblico la blockchain, dobbiamo dare al pubblico un'interfaccia HTML che permette di dialogare con la blockchain, perché la blockchain è troppo complicata forse. Invece un'interfaccia utente HTML può essere un po' più facile da capire, più facile da approcciarsi per utilizzare la tecnologia blockchain sotto. A un certo punto, voglio dire, a me interessa andare sui siti, come funzioni internet, non è così importante. Esatto, sono d'accordo anch'io. Faccio una domanda simile, quando è che l'intero paese potrà usare MySQL? Sì. L'intero paese già usa MySQL, solo che non lo vedete. Oppure state usando MongoDB, oppure state usando Dynamo. Cioè, la tecnologia è importante. È giusto che, secondo me, parliamo di queste cose qua, perché hanno degli aspetti... È giusto che voi, avvocati e mondo legal, parliate di questa tecnologia qua, perché ha degli aspetti molto importanti, ha delle cause molto importanti, delle influenze molto importanti. L'utente finale, fino a un certo punto deve sapere di
di effettivamente come funziona questa tecnologia. E il motivo è semplicemente perché non c'è bisogno di conoscere SQL per poter utilizzare un'interfaccia che ha dentro la sua pancia di SQL, di SQL, insomma. Certo, e guarda, ultima domanda e poi chiudiamo da parte di Luigi. Cosa si intende esattamente per scalabilità della blockchain e come ciò impatta, se impatta, sugli smart contract? Tu mi conosci, lo sai che io non mi risparmio mai per dire qualche cosa, qualche cosa un po' scema. La scalabilità, di una piattaforma è quello che in questi giorni abbiamo visto con il sito dell'INPS. Cioè, a un certo punto arrivano tante persone, più del previsto, a utilizzare un servizio e questo servizio qua va ignobilmente giù, perché non è adeguato a rispondere a tutte quelle richieste. La scalabilità è quella parte che si occupa di andare a vedere se effettivamente il nostro sistema può reggere un numero maggiore di richieste, che può essere un numero maggiore di transazioni che arrivano. Cioè, se domani tutti quanti incominciano, tutto il mondo iniziasse a usare Ethereum reggerebbe, è scalabile fino a quel punto di poter reggere 3 miliardi di transazioni al secondo? Io effettivamente non conosco la risposta al se Ethereum è scalabile, so che ci sono delle strade per garantire la scalabilità di questo sistema. Non so come potrebbe reggere un numero altissimo di transazioni, nonostante in questo momento di transazioni ce ne siano un bel po', e basta vederlo su Etherscan. È pieno zeppo di transazioni, però se domani effettivamente tutto quanto il mondo salisse su questa piattaforma qua, potrebbero esserci dei problemi di scalabilità. Quindi la scalabilità cos'è? È la capacità di una blockchain di reggere le transazioni, un elevato numero di transazioni. Sì, non è solo riferito alla blockchain, è riferito a qualunque, a qualunque sistema. Sì, d'accordo, però il contesto in cui noi ci stiamo muovendo in questo incontro è quello. E quindi qual è questo l'impatto sugli smart contract? Evidentemente quante persone possono utilizzare contemporaneamente gli smart contract, no? Cioè, più una blockchain è scalabile, quindi più transazioni riesce a reggere, evidentemente più utenti possono usare gli smart contract. Sì. Va bene. Ed è per questo anche che nascono altre blockchain che, ad esempio, puntano sulla scalabilità e mettono in pratica tecnologie proprio per permettere una scalabilità più potente, una risposta più veloce della blockchain. La stessa Ethereum sta comunque evolvendo sempre per fare in modo che la rete possa crescere alla crescita degli utenti. Sì, ci sono dei progetti che ad esempio si fanno la filosofia è quella di una transazione una volta che viene messa dentro alla blockchain è immutabile. Quindi io prendo un sistema che mi genera, non lo so, sparo di numeri a caso, che mi genera 100.000 transazioni in un secondo, le compatto in un singolo hash nella stessa filosofia della blockchain, e poi quell'hash lì lo vado a mettere dentro una singola transazione Ethereum. Io in questo modo qua ho, se vogliamo, esteso Ethereum, ho reso scalabile, ho scalato Ethereum, nel senso che sono riuscito a garantire
un flusso di 100.000 transazioni al secondo su Ethereum, quindi non, soluzioni ci sono. Benissimo, io Paolo innanzitutto ti ringrazio per lo sforzo di sintesi che hai fatto, non è stato facile, fossimo in una sala vera ti farei un applauso, ma in videoconferenza so che non si usa fare. Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato nella videoconferenza, chi ci ha seguito in diretta streaming e chi guarderà il video su YouTube. Vi saluto e vi rimando all'appuntamento di domani, sempre alle ore 16, sempre su questo link. Come sempre, mi raccomando, state al sicuro. Buona serata a tutti quanti. Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao.